com'è stata la partecipazione a Giallo di Sera Ortona? Una deliziosa manifestazione, tanta gente, una chiacchierata con Romano De Marco che è straordinario, solito intelligente, acuto intervistatore, sono stato veramente bene, sono contento di essere autore e sono contento di poterci tornare. Contenti noi di averti qui. Grazie. Allora, nell'intervista, nella presentazione, in questa chiacchierata, hai raccontato del rapporto con i personaggi nati dalla tua penna, in particolare il commissario Ricciardi. Mi ha colpito molto il legame che c'è con questo personaggio. Vuoi condividerlo anche con noi? Sì, Ricciardi è alla sua conclusione, io ho iniziato a scrivere con Ricciardi, quindi è per me un motivo di grande tenerezza lasciarlo andare e anche di malinconia. Credo di aver trasferito agli ascoltatori di Ortona e lettori questa mia tristezza, e devo dire loro mi hanno anche molto apprezzato, ho ricevuto molto affetto e l'ho sentito, grazie. Allora, nei prossimi progetti che cosa hai? E soprattutto sono curiosa, ma ne hai parlato anche nell'intervista, del quello che sarà il film, la trasposizione televisiva e anche poi della personificazione di questo personaggio. Poi per noi abruzzesi Lino Guanciale si va a legare anche con la tua scrittura adesso, si trova quasi un connubio. Sì, io sono molto contento, la trasposizione è una cosa diversa dai libri, io sono scrittore di romanzi, quindi sono contento della condivisione delle storie attraverso la televisione, ma non è il mio lavoro primario. Il mio lavoro primario è scrivere le mie storie in forma di romanzo. Sono convinto che sarà un bellissimo prodotto, sono convinto che avrà un grande successo e quindi sono contento per Lino Guanciale. E poi è in uscita l'ultimo romanzo, vuoi dire qualcosa ai lettori per invitarli a leggere quest'ultima avventura? Sono contento di questo romanzo, e non è sempre scontato scrivere un romanzo ed essere contento di come viene. Questo romanzo è la storia che volevo scrivere, martedì uscirà, ormai ci siamo, io sono contento, mi sono tolto il pensiero soprattutto e comincerò un po' a girare per presentarlo. Saranno presentazioni non convenzionali, io vorrei leggere più che parlarne di questo romanzo, quindi aspetto di essere pronto a farlo da martedì in poi. Fino a martedì non ci voglio pensare. Se abbassarsi del lenzuolo, il piano di un comodino con lo stelo di una lampada spenta, un libro chiuso dal quale sporge un segnalibro, sul libro un oggetto che ruba il riverbero e lo riflette, un paio di occhiali, un respiro cadenzato, fatto di sonno pieno e di calore. Gli occhi si accordano con le orecchie e percorrono un profilo regolare, una bocca semiaperta, un collo lungo, la curva morbida di un seno coperto da una camicia di cotone. Lo sguardo reca una crescente angoscia, in qualche modo connessa al sogno, la cui eco risuona ancora nella testa. Come è potuto? Subito sotto il seno, che si muove assecondando il ritmo del respiro profondo, comincia una curva che somiglia a una collina, ma poi raggiunge al culmine la rotondità di una piccola mongolfiera. Insensibile all'alito caldo e insistente che viene dalla finestra, una mongolfiera pesante, che non conoscerà mai il cielo e le nuvole, che però è ugualmente un volo per il futuro. Mentre la mente naviga veloce verso la coscienza, dagli occhi traspare il terrore che opprime il cuore. Quel terrore che di giorno è tenuto nascosto sotto l'emozione e la tenerezza, che pure esistono, che pure sono vere, che pure trionfano nel sole e nella dolcezza delle carezze. Ma in quest'attimo che precede l'alba, in cui, insieme al soffio del vento giovane che ha già solcato il mare col suo carico di sabbia e di dolore, entra dalla finestra aperta il canto lontano di una donna, e la paura domina, perché questa, sapete, è l'ora senza barriere, l'ora del tragitto breve tra i sentimenti e i pensieri, l'ora in cui il domani è il colore che ha, senza l'abbellimento del vano ottimismo. Come è potuto? E gli occhi verdi tremano nel buio.
ma il vento non si ferma. Unico padrone della strada e del tempo, a cavallo tra la notte e l'alba, non si ferma mettendo la sua sabbia fra la luna, l'ultimo quarto e la città, che ancora dorme. Non si ferma, annusato dai cani, che sollevano le narici frementi, mentre i gatti urlano brevemente col pelo ritto sulla schiena. Non si ferma il vento, un'altra finestra aperta, a cercare frescura nella notte ponente, un'altra tenda che si agita all'interno come ad accompagnare l'aria, carica di odori esotici, sabbia e sale, mare e terre e alberi ignoti, aria nuova, impertinente, che entra senza permesso e senza curarsi di chi ci sia né di cosa stia succedendo dentro, aria che ha dita leggere, che esplora lieve la prima pelle che incontra, quella di seta di un corpo di donna, nudo, perfetto, abbandonato in un sonno scuro, e la carezza del vento sfiora quella pelle, facendo drizzare la peluria sottile ed eccitare il sogno, che diventa di baci e di mani, di respiro umido e di occhi verdi. La mano protesa lungo il fianco trema, inquieta, seguendo il pensiero riposto dell'amore, e tocca l'orlo di un calice incongruo sulle lenzuola, all'interno di una piccola pozza di vino rosso versato. Il corpo diventa sete di conoscenza, passa oltre e si accosta al corpo stesso di fianco alla donna, e rinforza piano, offeso dall'assenza di reazione. I capelli biondi dell'uomo ondeggiano come alghe nella corrente, tuttavia nessun sogno viene eccitato, nessun pensiero arriva involontario al profumo delle erbe lontane, nulla si muove nella testa dell'uomo attraversata da un proiettile che ora è fermo all'interno del cervello, in mezzo al sangue rappreso, espulso dalla pistola che è nell'altra mano della donna che sogna. Un po' deluso, il vento torna a uscire strada in attesa dell'alba. A meno di un chilometro un anziano pescatore si alza e lentamente va alla finestra. Libeccio, pensa, il primo libeccio. Non porta mai buone notizie il libeccio. Giugno si rassegna alla morte e fa posto a un torrido luglio. Grazie. Il pianto dell'alba, un'ombra per il commissario Ricciardi, da martedì in libreria. Il tutto autore dice grazie a Maurizio De Giovanni.